Ciao ragazze e ciao ragazze, ho deciso di farvi un video per tutte le riccioline, ossia per capelli ricci in particolare, ma non solo, perché il prodotto che vi voglio far vedere è un prodotto che si può utilizzare sia per modellare i ricci, quindi i mossi, le onde, per dare questo effetto un po' spiaggia mare, effetto naturale, insomma. Per modellare ricci e anche nutrirle, idratarle, proprio in particolare per i capelli ricci e mossi, devo dire la verità, perché anche io mi trovo benissimo quando li faccio mossi e ricci, però l'ho provato anche, diciamo, quando faccio la piega liscia e l'ho fatto provare anche a altre persone e mi hanno detto che comunque va bene, è un buon prodotto perché nutre i capelli, li idrata, li disciplina e mantiene la piega, quindi è molto molto buono da utilizzare per qualsiasi tipo di capello, sia riccio che liscio, però non devono essere grassi perché se sono grassi si potrebbero sporcare, quindi se li avete secchi o normali è anche buono per nutrire i capelli. Quindi una cremina, un gel crema, insomma, modellante, disciplinante. Adesso lo facciamo assieme, è super super facile ed vi innamorerete di questo rimedio naturale. Più che una ricetta è un rimedio naturale, quindi vi innamorerete perché è veramente semplicissimo, molto molto efficace. E poi dopo averlo fatto assieme, vi faccio vedere anche l'applicazione sui miei capelli. Eccoci qua ragazze, siamo pronte per fare la nostra crema per capelli, appunto, una crema styling anticrespo che potete utilizzare principalmente pensata per le riccioline, quindi per modellare una crema modellante per i ricci anticrespo, però va bene per tutti i capelli, veramente ottima e per nutrirli, renderli lucidi, morbidi, appunto togliere effetto crespo e modellarli. Quindi iniziamo subito, prendiamo un bel contenitorino e tutti i nostri ingredienti che ci servono. Ne occorreranno molto pochi, non è che ne servono tantissimi. Io come al solito ragazze vi dico sia le quantità in cucchiaini sia le quantità in grammi. Così potete farlo proprio tutto ed è molto molto semplice. L'ingrediente principale è una maschera per capelli, perché io ho pensato questo prodotto, questa ricettina, un po' per i principianti, un po' per chi va di fretta, un po' per le pigrone che non hanno voglia e vogliono qualcosa di subito pronto all'uso. Quindi è sia facile sia con ingredienti facilmente reperibili. Partiamo da una maschera in commercio. Io mi trovo benissimo con questa qua della Omea Laboratories che compro al supermercato da molto tempo ed è principalmente un balsamo, una maschera per capelli, però la uso a volte anche come styling. Infatti in questo video volevo approfittare di dirvi questa cosa, appunto, che anche un balsamo con bonincio, una maschera per capelli, si può utilizzare sui capelli ricci anche dopo averli lavati, appunto, per metterli in piega, no? Per modellarli. È tipo un balsamo senza risciacquo, però adesso io andrò ad aggiungere qualche ingrediente a questa crema, appunto, per rendere questo prodotto ancora più funzionale e un po' più leggero, perché così vi potrebbe sporcare i capelli, insomma, e quindi facciamo una cosa migliore. Io questa qua, la macadamia, è la mia preferita della Omea, vi ho fatto diversi post sul blog e anche nei video dei miei prodotti al supermercato ve ne ho parlato, perché la compro veramente spesso, mi piace tanto e spesso mi chiedete appunto consigli su prodotti economici, quindi approfitto per dirvi questa cosa. Quindi vado a mettere qua dentro la mia maschera, quindi circa 3 cucchiaini di maschera, che sono circa 60 grammi. Poi metto il mio amato gel d'aloe vera, perché come sapete gel d'aloe vera è un toccasana, questo è nuovo, è della farmacia Vernile ed è uno dei miei gel d'aloe vera preferiti perché è molto molto denso ed è veramente fantastico, guardate com'è bello. E il gel d'aloe vera è un ingrediente che è ottimo, vi dicevo, per capelli ricci, perché veramente li disciplina, li toglie l'effetto crespo, li modella. Io infatti spesso quando li voglio fare mossi e ricci li asciugo anche direttamente con il gel d'aloe vera. Ecco il mio amato gel d'aloe vera, lo vado a mettere qui dentro. A questo punto ci metto il mio amato burro di karité, direttamente, non ho bisogno di scaldarlo, scioglierlo. Se magari è in inverno, per ammorbidirlo un po', potete prima metterlo in un bicchierino e scioglierlo un pochino a bagnomaria o sul termosifone e poi unirlo. A questo punto ci metto il mio amato olio di
cocco, e lo so, voi direte sono tutti amati, ebbene sì, sto mettendo tutti i miei ingredienti più amati in questo prodotto e tutti i miei ingredienti che sono i miei preferiti sui capelli, quindi quelli che più adoro, più funzionali e più utili sui capelli, quindi ovviamente ve li consiglio. Voi per tutte le modifiche e sostituzioni, se qualcosa non lo avete o se magari volete ulteriori consigli, guardate sul mio blog www.caritadolce.com, dove vi do tutti i suggerimenti e le informazioni utili. Che fa un profumo fantastico. Cattivoni, chi vuoi tu? Cattivo. Molly, Molly, basta Molly. Zitta Molly, Molly, Tete, il miele, te. Tete. Guarda come lo vorrebbe il miele. Chi vuoi tu, il miele tu? Vivi, no, ti fa male. Vado a mettere adesso il miele, e questo è il miele bio che compro al Carrefour, ve ne parlo spesso anche nei video che faccio sul mio canale di cucina, e lo adoro, costa poco, poi è bio, quindi ottimo. Il miele è molto utile sui capelli ricci, perché ho notato che appunto, essendo un po' appiccicoso si fa così, tende a fissare un po' la piega, fissare e modellare i ricci, oltre al fatto che è molto molto lucidante, illumina i capelli, li fa brillare. Messi tutti gli ingredienti, dobbiamo quindi mescolare. Guardate com'è bello spumoso, mussettoso, troppo bello, veramente bellissimo, adoro troppo, buono buono buono, cioè sembra panna, vabbè. A questo punto, ragazze, se volete potete aggiungere un olio essenziale adatto per capelli. Ad esempio, a me piace tantissimo aggiungerci olio essenziale di rosmarino e olio essenziale di limone, che sono i miei preferiti, ma sono totalmente facoltativi questi ingredienti. Io li metto soltanto per lucidare, anzi metto solo quello di limone, vi dirò, perché quello di limone piace tantissimo, dato che avendo messo l'olio di cocco che è profumato, mi viene una profumazione naturale cocco e limone, che io adoro tantissimo. Quindi, ragazze, lo vado a mettere qua dentro in quest'altro contenitore, sempre di all packaging, appunto, vedete com'è bello, sembrano quelli tipo della marmellata, delle conserve casalinghe, troppo troppo carino anche questo qua, quindi lo vado a versare qua dentro. Ecco qua, eccolo, guardate quanto è bella, troppo troppo bella. Mi raccomando, poi quando lo utilizzate prendetele poco poco, quindi tipo così, e poi lo applicate sui capelli, perché sennò altrimenti vi potreste ungere e sporcare. È tipo una mousse, veramente troppo troppo bello. Questo a mousse spumoso, carino carino, troppo troppo bello. Mi raccomando, guardate sul blog tutte le sostituzioni e le box informazioni. Qua, ragazzi, l'ho messo qua dentro questo contenitore, dove è più facile a prelevarlo, però si può mettere anche tranquillamente in un contenitore col dosatore, e là si conserva anche più a lungo, perché ovviamente non ci dovete mettere le mani dentro, voi comunque prelevatelo sempre con le mani pulite e asciutte, quindi che non ci fate entrare acqua e nulla dentro. Ha questa consistenza un po' bella morbida, schiumosa, bella pannosa. Adesso vi faccio vedere. Questa è la consistenza, sembra tipo uno yogurt, un dolce, qualcosa. Oddio, sta cadendo tutto a me. Ciao. Comunque ne va prelevato veramente poco poco poco. Adesso voglio far vedere l'applicazione sui miei capelli, anche se io ce l'ho asciutti e sono anche sporchi, vi dico la verità. E perché voglio farvi vedere questa cosa? Perché questo prodotto si può utilizzare sia se avete lavato i capelli, quindi sono ancora bagnati, sui capelli bagnati me le prelevate un pochino, lo applicate modellando i vostri capelli e poi li asciugate, ad esempio col diffusore oppure all'aria, spazzola e phon, come fate voi. Però si può utilizzare anche sui capelli asciutti, cioè sui capelli asciutti si può utilizzare, anzi è ottimo, che li va a nutrire, fissa la piega, toglie tantissimo l'effetto crespo, e anche se come me, ad esempio, magari dopo qualche giorno avete capelli secchi, i vostri capelli magari li volete lasciare short,
questi però non sono proprio bellissimi da vedere. Allora, per sistemarli un pochino, io faccio così, uso un pochino di questo qua e mi vado a ridefinire le onde e i ricci. Quindi ne prendo veramente poco, guardate, lo passo anche sulle dita così e poi lo passo sulle lunghezze e sulle punte e mi vado a ridefinire tutte le mie onde, tutti i miei ricci. Lo sapete pure com'è buono, ragazze, se voi fate ad esempio il metodo della treccia, che ho fatto vedere il video in passato, se le asciugate avendo le trecce, lo mettete e poi vi fate la treccia sui capelli umidi, lo mettete e vi asciugate la treccia, poi dopo che li avete asciugati vengono proprio belli, perché questo qua va a disciplinare tantissimo, a togliere l'effetto crespo. Vedete come già vengono meglio i capelli, cioè praticamente acquistano luminosità, morbidezza, un po' di forma e poi si toglie l'effetto crespo e anche lucidante. Però vi ripeto, non ne dovete mettere molto perché sennò fate l'effetto contrario e vi sporca i capelli. Qua, diciamo, insomma, da una schifezza sono diventati un pochino meglio, però nei prossimi giorni vi farò un video, ragazze, su come un nuovo metodo che ho trovato per farmi i capelli, farmi la piega dei capelli mossi, così utilizzando proprio questo prodottino. Così approfitto per farvi vedere anche l'applicazione sui capelli, insomma, appena lavati, puliti e bagnati, così faccio vedere anche quell'applicazione là. Spero tanto che questa ricettina vi dia soddisfazione e vi piaccia. Io faccio anche così, quando li asciugo, no? Che sono bagnati, lo metto e poi faccio così e vengono tutti i capelli mossi e ricci. Comunque vi farò vedere tutto in un prossimo tutorial. Se vi fa piacere mettete mi piace se vi è piaciuto questo video. Se siete nuovi iscrivetevi al canale. Io vi mando un bacio grandissimo, ciao.